Buongiorno, rieccoci qui, buona domenica. Però sapete cosa pensavo? Che sembra lunedì, questi giorni di quarantena, chiamiamoli così, secondo me ci hanno fatto perdere un po' il senso del lunedì, del sabato e della domenica. Per fortuna che alle 11 su Rai 1 c'è la messa del Santo Padre, così rientro nel concetto di domenica. Meno male che c'è il Papa, meno male che c'era uno e meno male che posso sentirmi la Santa Messa. Allora, per quanto riguarda le notizie, parto con una, guardate, che mi dà l'opportunità di avere più chiavi di lettura. Ieri mattina uno show nel mercato di Pinerolo. Monica e Gianni hanno voluto protestare per essere stati multati poiché sorpresi in piazza Guglielmone su una panchina per assembramento. C'erano altre due persone che loro non conoscevano. Vi consiglio davvero di andare sul sito di vocepinerolese.it per vedervi il video della protesta di Monica. È unico, veramente unico. Protestava perché le dice che ha diritto di poter uscire, vuole uscire con o senza mascherine. Ora io non entro nel merito, però quello che mi ha fatto veramente, come dire, riflettere è che gli insulti sono partiti a gogo. Allora, giusto o sbagliato che sia, ognuno ha diritto di esprimere le proprie opinioni, ok? Tutti hanno diritto di poter esprimere liberamente il proprio pensiero. Per quale ragione il pensiero di uno potrebbe essere migliore di un altro? Comunque si può criticare, certamente che si può criticare, ma in maniera civile e democratica. E poi c'è un altro aspetto, e la chiudo su questa vicenda. Alcuni hanno avuto la brillante idea di dire ma non è il caso di pubblicare queste notizie. Oh, siamo mica in un regime. E un giornalista ha il dovere di riportare fatti della quotidianità. È uno spaccato della nostra società di questo momento ed era giusto pubblicarlo. Certo, assolutamente, perché diversamente si chiama censura. Decidere cosa pubblicare o meno. Io pubblico tutto, tutto, che piaccia o no. Io pubblico tutto quello di cui vengo a conoscenza, sempre. Può piacere, non piacere, e chi se ne frega. Io sono fatto così, sono per la libera circolazione delle idee e poi ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Pertanto tutti questi ragionamenti, pubblicarlo o non pubblicarlo, sì o no, chi se ne frega, ma veramente chi se ne frega. Io pubblico tutto, non sto con nessuno, sto con la realtà dei fatti, e quello era un fatto ben preciso. Quindi andatevi a vedere questo video. Sono due, c'è Gianni con il metro che cammina nel mercato per distanziarsi dagli altri e Monica con il suo show. Veramente uno show che è diventato quasi virale, credetemi. Allora, altra questione è che Lucia vuole ringraziare tutti coloro che hanno contraccambiato i saluti. Lucia vi ringrazia, quelli che hanno detto, eccola qua Lucia, la vedete? La mia Lucia, perfetto. Andiamo avanti, c'è il discorso del 4 maggio, probabilmente il Piemonte avrà qualche restrizione in più su questa cosiddetta fase 2 della riapertura. D'altra parte è normale, perché tanti galli in un pollaio creano queste situazioni, dipende chi è che decide. Sarà sempre più dura, mettere d'accordo tutti è incredibile. Ieri ci sono stati in Piemonte 78 decessi e invece dei decessi parliamo di quei finti decessi o non avvenuti decessi in Cina. Io continuo a sostenere, che piacciono a chi non gli piace cambia canale, che la Cina ha una grandissima responsabilità su questa storia del coronavirus. Loro hanno manipolato, ci hanno giocato con il virus, e questo è un dato di fatto oggettivo dimostrato, ok?
tant'è che anche molti altri paesi stanno, come dire, procedendo in varie misure per comprendere meglio quanto accaduto in Cina. I cinesi, che avevano dichiarato 4 balle di 4 morti e pochi contagiati, adesso piano piano, sotto le pressioni internazionali, cominciano a aumentare il numero dei morti e dei contagiati. La Cina, regime comunista. Ecco, quella gente che critica il fatto che io possa pubblicare o meno delle notizie che possono piacere o meno, gli invito fortemente ad andare in Cina, così leggeranno soltanto le notizie che piace al governo, alla dittatura del regime cinese comunista. Andate lì, così troverete soltanto le notizie a senso unico. Quello è il vostro posto migliore. Oppure tornate indietro nella storia e andatevi a leggere la Pravda, ok? Io pubblico tutto ciò che corrisponde al vero, con dati di fatto e soprattutto verificate le notizie. Andate in Cina, vi aspetteranno a braccia aperte, lì è il vostro posto. Per quanto riguarda invece il problema della comunicazione, ho letto che, secondo Dago Spia, che Mentana sarebbe pronto a rassegnare dimissioni da direttore del TG della 7. La ragione è che Travaglio, che è una persona che stimo, un giornalista che stimo, Marco, abbiamo fatto anche dei servizi insieme su Repubblica anni fa, redazione di Torino, che praticamente veniva criticato per il fatto di aver criticato Conte, che aveva puntato il dito contro la Meloni e Salvini. Ha ragione Conte, cioè quello era un luogo istituzionale dove non potevi lasciarti andare ad uno show politico. Tu sei rappresentante di tutti gli italiani in quel momento e stai al tuo posto. Mia solidarietà massima e totale a Mentana. Concludo, cara gente, cari amici. Cardinale Ravasi, molti di voi non sanno chi è, ma lo so io, ha dichiarato: dopo il trauma è il tempo della rinascita. È vero, dopo il trauma è il tempo della rinascita, e così sarà. Dobbiamo avere fiducia, dobbiamo sperare in bene e vedrete che tutto si risolverà per il meglio. Ancora una cosa, la mia amica Lorella Trecastagni mi dice che oggi è la Pasqua degli ortodossi. Grazie Lorella, è vero. Io mi unisco agli auguri per questa Pasqua della Chiesa ortodossa e che sia una serena Pasqua. Concludo con questo, dimenticavo, ho delle notizie che mi fanno un po' incazzare, perché c'è questo vizio di non dire tutto da parte di chi è nel posto del potere, in questo momento sanitario. Ho una notizia, la sto verificando come mia buona abitudine, perché questa cosa qui, se fosse vera, mi farebbe veramente incazzare. Allora, buona domenica a tutti, stemmi bene, dimmi ciao e ci vediamo un'altra volta. Ciao, ne?